Fortuna è arrivata pure alla fine, quando agli ultimi 5 minuti ci stavamo credendo di vincere contro questo Napoli, però purtroppo è andata così. Mai fidarsi di questo Napoli, perché non molla mai fino alla fine. Una disattenzione nostra abbiamo permesso al Napoli di pareggiare. Poi quando uno poi è stremato, ti entrano Lavezzi e Zuniga, è ancora più dura. Però è un punto importantissimo guadagnato su quelle che ci stanno sotto, e con questa intensità, con questa aggressività possiamo ben sperare fino alla fine. Attenzione, perché Bergasola è un uomo assist incredibile. Si è scoperto uomo assist, il capitano, al rientro titolare dopo un sacco di tempo ha fatto una grande partita come il suo solito. Ho sempre detto, abbiamo bisogno di lui. Purtroppo questa assenza in questi 2 mesi si è sentita, perché tra squalifiche e infortuni, però tutti si sono comportati bene, Bolzoni, D'Agostino. Questa è una grande squadra, un grande gruppo che non molla mai fino alla fine. Manuele, te li aspettavi gli applausi dal pubblico del Napoli per la tua mancata esultanza? Cioè, hanno potuto il gesto? Sì, vabbè, ma io, i napoletani lo sanno, comunque ho passato 4 anni della mia carriera a Napoli, bellissimi, mi hanno sempre nel cuore, io li ringrazio e per rispetto non è esultato, e tanti tifosi del Siena capiscono, perché amo questa maglia e cercherò di dare il massimo per questa maglia. Per quanto riguarda il traguardo delle 10 reti è molto vicino, conti di centrarlo direttamente a Firenze con una doppietta? Speriamo. Era la cosa più importante, fare gol e riuscire a prendere punti, quello che ci speravo fino alla fine. Oggi col mio gol, 3 punti pesanti, guadagnavamo tanto terreno sulle altre, e questi sono i gol che mi interessano. Fare gol e poi non prendere punti non mi interessa. Speriamo di fare una grande partita a Firenze, di non deludere i nostri tifosi, ma il Siena la partita la fa sempre, che in trasferta magari ultimamente un pizzico di sfortuna ha penalizzato. Hai chiesto più volte spiegazioni all'arbitro D'Amato, ti ha convinto in quello che ti diceva in campo? Guarda, io diciamo che ho lottato con i 3 difensori dietro, forse qualche fallo ci poteva stare, anche magari bisogna rivedere gli episodi sul fatto di Campagnaro il primo tempo, che era ultimo uomo, io andavo involato verso la porta e quella già era un episodio. D'Agostino mi ha detto che non l'ha toccato nel rigore, quindi un altro episodio. Purtroppo stiamo sempre a parlare delle stesse cose. Purtroppo alle piccole squadre un po' ci penalizzano, però noi dobbiamo essere più forti anche di queste cose. Ti aspetti un nuovo compagno d'attacco dal mercato che insomma incombe in questi giorni? No, guarda, noi siamo sereni, al mercato poi ci penserà il direttore e il mister. Se abbiamo bisogno di una punta lo saprà il mister e il direttore. Noi chi viene lo accogliamo a braccia aperte, sapendo che questo è un ottimo gruppo che facciamo inserire benissimo gli altri. È arrivato Giorgi, l'abbiamo accolto alla grande, da lunedì sarà a disposizione perché ha avuto un problema fisico, e se arriverà un'altra punta l'accoglieremo tranquillamente. Grazie, complimenti. Grazie.